Philippe Solers, Lacan même. Nel 2005 esce un libretto a tiratura limitata dal titolo Lacan même. Una traduzione non alla lettera sarebbe proprio Lacan, Lacan proprio così, oppure semplicemente in italiano Lacan. Sono raccolti tre interventi su Jacques Lacan, lo psicanalista che dopo Freud ha rilanciato le istanze originarie della psicanalisi, ed è uno scritto in occasione del centenario, pubblicato sul giornale Le Monde del 13 aprile 2001, il secondo scritto pubblicato nel 2002 nel numero 78 della rivista diretta dallo stesso Solers, L'Infini, da Gallimard, e un'intervista fatta da Sophie Barrault il 15 giugno 2001. E questo terzo è pubblicato sul numero 2 della rivista di psicanalisi Nouvel An, che in traduzione è L'Asino Nuovo, che in italiano invece è una rivista animalista, se non erro. Il volumetto è accompagnato da una postfazione di Jacques-Alain Miller, filosofo, psicanalista, noto per essere anche il genero di Lacan, il suo esecutore testamentario per quanto riguarda i suoi scritti. Philippe Solers, pseudonimo di Philippe Joyeux, ha incontrato giovanissimo Lacan e per anni ha seguito il suo seminario senza fare l'analisi e senza produrre poi testi specifici sulla psicanalisi, come invece ha fatto per esempio sul materialismo. Certamente i suoi romanzi e i suoi saggi parlano della psicanalisi, ma la sua posta in gioco è la letteratura, la lettera e non la teoria, ossia la cifratura e la cifra dell'esperienza. La testimonianza letteraria e letterale di Solers è quindi preziosa per approcciare la vita e l'opera di Jacques Lacan. 25 anni prima dello scritto di Solers, Lacan parla dell'uscita dal discorso capitalistico e Solers annota come tale discorso funziona ancora a pieno regime e si chiama mondialmente sovranità della tecnica, che scrive con la maiuscola come se scrivesse in tedesco. In effetti il riferimento è all'elaborazione della tecnica da parte di Martin Heidegger, che mostra di condividere in più occasioni. Si chiede Solers, che diviene la psicanalisi in queste condizioni? E risponde, sempre di più ciò che lascia presagire il sonno anglosassone, ovvero riduzione del linguaggio alla comunicazione, adattamento dell'individuo all'ambiente sociale, evacuazione della storia, accento messo sulle relazioni umane, cancellazione dell'inconscio come della sessualità. In breve, prosegue la riduzione della psicanalisi a psicoterapia e quindi la sudditanza di fronte agli apparati statali che se ne occupano. È anche il caso della Corte di Cassazione, che teorizza sulla psicanalisi là dove gli stessi psicanalisti non teorizzano. Lacan même non ci sarebbe arrivato. La Cassazione ha sentenziato che la psicanalisi è la più alta forma di psicoterapia, solo per colpire tutti gli psicanalisti non di formazione psicologica o medica, ovvero filosofi, biologi, matematici e altro. Solers menziona che, escluso dalla comunità psicanalitica, Lacan oserà compararsi a Spinoza e gli si rimprovera tutto: la sua insolenza, la cultura filosofica, il parlare franco, le famose sedute brevi, il seminario aperto a tutti, il disordine che introduce nell'università come sui divani, la vita di grande borghese cinico e altri attacchi che ha fatto contro la montoneria generale. In breve, il suo stile.
Solers si chiede chi legga effettivamente Lacan oggi e che cosa effettivamente si è letto, tra l'altro, non solo Lacan, la Bibbia, Omero, Parmenide, Eraclito, Empedocle, Platone, Aristotele, Shakespeare, Sade, L'Outremont, Rimbaud, Mallarmé, Joyce. Davvero? Solers avrebbe voluto che i seminari di Lacan fossero filmati, mentre invece ci sono, a partire da una certa data, molte registrazioni audio, perché il suo era un grande teatro, mentre lo scritto rivela un imbarazzo specifico. Di tanto in tanto le formule di Lacan attraversano il suo orizzonte, il parlessere, Dio è inconscio, la donna non esiste, oppure non c'è rapporto sessuale. Si ricorda bene delle cene al ristorante La Calèche. Mai una banalità nelle conversazioni, e non è una ripetizione dell'identico il fatto di tornare incessantemente a quello che le interessava. Forse l'interesse di Lacan per Solers era anche quello di come si può essere, dice Solers, un corpo in atto senza essere membro di un corpo costituito. Si riferisce alla sua non appartenenza all'università e alla psicanalisi. Solers ha riletto gli scritti di Lacan pubblicati nel 1966 e trova che il testo è sovrascritto con una sorta di imbarazzo in relazione alla scrittura, che chiama anche preziosità. Alla domanda di come definirebbe l'aggettivo lacaniano, invece, risponde che i lacaniani sono gente intossicata dal discorso di Lacan e che fanno meno bene di lui. Lacaniano, dice, rivela interessi comprensibilissimi e talvolta grotteschi. I lacaniani sono incolti. Lacaniano vuol dire incolto. Dalla testimonianza di Philippe Solers emerge anche il Lacan dei primi anni 70, quando era stato cacciato dall'École Normale Supérieure e tutti quanti gli erano molto ostili. Eppure le cose non sono giunte sino in tribunale, come accadrà poi per Armando Verdiglione, peraltro suo ex allievo. Formula enigmatica di Solers: per divenire inanalizzabile occorrerebbe fare davvero molta teologia. A parte che il caso Philippe Solers c'è in ogni suo scritto, tutt'altro che inanalizzabile, quindi, anche se il contrappasso maggiore è per gentilezza, che nessuno ne parla. Non ho trovato uno scritto sull'argomento, salvo uno di sua moglie, Giulia Cristeva. Ci sono questioni inaffrontabili in un breve video di lettura, come quella dell'esistenza nell'inconscio di un'ipotesi divina, o la semplice considerazione che Lacan aveva di se stesso come di uno assolutamente solo, giunto a una certa gioia, ma che verso la fine qualcosa non ha tenuto e si è rotto. Queste sono ipotesi di Solers. Nel terzo testo, L'avvenire della psicanalisi, è un Solers che risponde all'invito di Jacques-Alain Miller, che lo felicita per lettera di aver tenuto bene su Heidegger. Il tema è quello non più del disagio della civiltà o dell'avvenire di un'illusione, ma della devastazione nell'incultura. Stiamo parlando non degli ignoranti, ma dei dotti. Siamo all'ignoranza dotta, di cui parla Niccolò da Cusa, oppure all'aristotelismo, su cui ironizzava Giordano Bruno. Nel suo intervento, Philippe Solers legge l'interesse di Lacan per Heidegger, che in effetti ha tradotto un suo breve testo, Logos, e indica come Heidegger sia per la filosofia, in corso di decomposizione, la testa di Turco, che dovremmo tradurre in italiano con il cretino del teatrino dei Fratelli De Regge. Noi leggiamo in altro modo il contributo di Heidegger e quello di Solers.
senza essere heideggeriani o anti-heideggeriani, solversiani o anti-solversiani. Se gli psicanalisti dovessero dire ai valutatori che cosa fanno esattamente, saprebbero anticipatamente che non sarebbero capiti. Situazione ubuesca, già accaduta in Italia a due donne psicanaliste. Se non fosse che la questione è infinitamente più tragica col nazismo, che per Reich è solo una forma di fascismo. Nel caso di Primo Levi, il suo valutatore, dottor Pannwitz, dalla cui decisione spetta la prosecuzione della sua vita, deve valutare se come chimico poteva essergli utile la sua collaborazione, ebbene lo guarda senza vederlo, come se gli separasse un acquario opaco, dice Primo Levi. Lo guarda senza vederlo. Addirittura Primo Levi dice che se capisse quello sguardo, che è piuttosto un non sguardo, avrebbe capito l'essenziale, perché il nazismo, e avrebbe capito anche perché lo sterminio degli ebrei. Forse Solers, come Lacan e come Heidegger, intende cose che altri non intendono. E l'obiezione di Heidegger è quella di Smith, che parla del messicano che non ha inventato il diritto, e anche quella di Juan Donoso Cortés, uomo politico e scrittore spagnolo, che nella metà dell'Ottocento parla della borghesia come della classe discutoria. Ci si ferma all'idea che per elucidare le cose e farne uscire le vere poste di gioco sarebbe sufficiente che un grande numero di partecipanti mettano in comune la loro confusione, avendo tutto il tempo per esprimersi. In breve, per Solers, la sovranità della tecnica viene da lontano, è un destino mondiale. I valutatori non sono che la schiuma mutevole e automatica. Il valore dei valutatori è per Heidegger l'assassinio radicale. Vanno menzionati i valutatori della commissione di denazificazione che hanno valutato Heidegger e pure Schmitt. E la sovranità della tecnica, con la quale Heidegger scarica la responsabilità dei campi di sterminio, richiede altra lettura. Ci sono cose che Solers, Heidegger e Schmitt non intendono. E tuttavia ci sono cose che Solers intende benissimo. Cari psicanalisti, dice, avete a che fare con sofferenti che vorrebbero bene scrivere poesie? Vivere nella poetica dell'esistente? Sono malati della poetizzazione. E Lacan, in questo breve intervento, forse c'è nella conclusione, in cui Solers cita una formula dal Finnegan Wake, in cui Joyce trasforma Lord, Signore, in word, parola, o word, save use, e prosegue per noi la lettura della scienza della parola e dell'ipotesi paolina della salvezza. Paolo traduce infatti con salvezza la parola ebraica che sta per ritorno. Il resto di Israele ritornerà è tradotto con il resto di Israele si salverà. Lacan stesso ha parlato di ritorno a Freud, e qui è Lacan che ritorna come testo. Forse Lacan, più che un santo, come ironicamente si è paragonato, è stato un giusto. Sono i giusti che tornano. Ha aiutato degli ebrei in difficoltà, ci sono testi che parlano di questo, senza mai farsene un vanto, senza mai parlarne praticamente. Ebbene, Lacan torna e chiede di essere letto. Non è questione di commentari lacaniani che costituiscono l'acquario o gli occhiali di Pannwitz.
un cenno sulla postfazione di Jacques René Miller del titolo Solers Mem. Dice che Solers è imprendibile e non inanalizzabile come sostiene di se stesso Solers. Quindi gli altri sono prendibili, come il candidato a essere suo paziente. Forzatura quella di impiegare il termine paziente al posto di analizzante forgiato da Lacan, che dice del ritorno all'ordine del lacanismo. Infatti, ci tiene a dire, noi altri lacaniani, dopo quello che Solers ha detto sull'incultura dei lacaniani. È l'occasione di assumere la posizione di devoto, di clerk di Lacan, che ha la tracotanza di dire che sopra 2 più 2 fa 4 non mette né Lacan né Dio. Ammette di essere un assiomatico e ammette pure che altri prendono un altro assioma rispetto al suo, come se lui avesse potuto prenderlo l'assioma. Non la presa della parola, dell'inconscio, della vita, ma la scelta dell'assioma da prendere, il conscio. Una questione a parte è data dalle inflessioni di Lacan che intervengono sia nella parlata al telefono di Solers con Miller e che intervengono nella parlata di Jacques René Miller per un anno dopo la morte di Lacan. Dice impossibile di fare corsi, di tenere una conferenza senza imitare le cadenze e il tono del mio maestro scomparso. In un libro dello stesso periodo, 2005, sì, affermo la stessa cosa e in entrambi i casi accetta una spiegazione che comunque non condivide, curiosa per uno psicanalista, una del freudismo e l'altra delle neuroscienze. E perché sarebbe inanalizzabile questa cosa? Ecco, gli strumenti dell'analismo milleriano non ci si arriva? E tra l'altro gli ritorna questa questione di parlare con un'inflessione di Lacan, sebbene raramente, una voce in falsetto. E chissà perché nel romanzo Femme, Solers chiama il personaggio Lacan false. Arriva a sfiorare la questione, ma la sua lettura lacaniana del padre morto, cita la tosse di Dora che dice prelevata sul padre morto a proposito del discorso isterico, gli impedisce un'altra direzione di ricerca, il padre, il nome, lo zero nella parola, non muore, questo è il parricidio, l'inconscio è immortale, non conosce la morte, anche secondo Freud, è solo in seguito alla morte del padre che il figlio omicida imita la voce dell'animale totemico, ossia del ricordo di copertura del padre dato per morto. Leggendo Totem e Tabù di Freud c'è questo impianto. È l'impianto della voce in falsetto di Jacques René Miller. Quindi il Lacan stabilito nel suo testo da Jacques René Miller non è Lacan come nome, come causa e come caso intellettuale. La stabilità ha due facce: l'episteme, come ciò che sta sopra, e la sostanza, come ciò che sta sotto la parola. Rovina sulle onde del terremoto, parricidio, e del maremoto, la sessualità. Anche l'isola con due sinagoghe, per il solo e unico verissimo devoto di Lacan, fluttua, è un'inflottante, paragonata alla mille foglie di Lacan. Inoltre, se Lacan diceva, riportato da Miller, che quando sarà morto finalmente lo si intenderà, è anche perché il suo genero non lo stava intendendo e non lo intende tuttora. E non ha torto a prendersi per un unico con il suo comune borbottio. Jacques René Miller, il numero 3, nell'ordinalità. Freud, Lacan, Jacques René Miller. Negli scritti si può cogliere che Lacan non vuole sorpassare Freud e che potrebbe implicito
ossia si pone come numero 2 reale e vero numero 1 ideale, cioè che potrebbe sorpassarlo Freud, più che immaginario, quello ideale. E mantenendo le varie ipotesi di lettura della scomunica di Lacan da parte dell'IPA, il termine si riferisce alla scomunica di Spinoza, l'Associazione Psicanalitica Internazionale, possiamo formulare che da parte dell'istituzione divina in questione c'era anche il tentativo di impedire, cosa non riuscita, che un numero 2, l'homo duplex universale, si prendesse per il numero 1. Con ilarità e come Verdiglione, Miller si prende per Giuseppe, per consolarsi dell'odio inesplicabile che i rejetons rejetés, i rampolli rigettati, ma si perde il gioco di assonanze, gli tributano, anche se a intervistare alcuni di questi reietti le spiegazioni dell'odio abbondano. Michel Miller vibra all'unisono con Solers contro la sociomania che ha saputo nominare. Il sociomane si dedica a calcoli insani e all'etica del topo e cita gli apostoli delle TCC, teorie cognitivo-comportamentali. Ancora il nemico, l'agnosi di Carl Schmitt, ossia la teologia politica. C'è chi ha scritto che Jacques-Alain Miller ha costruito una chiesa simmetrica a quella dell'IPA, International Psychoanalytic Association. E non leggiamo l'altra faccia, quella militare, l'esercito di lacaniani milleriani, solo un cenno alla testimonianza di Miller che dice di vedere in Solers un maestro d'armi, del quale il giorno dopo essersi già dimenticati della lezione appena imparata. Altro che vibrazione e l'unisono, Solers, Lacan e Miller non sono in divergente accordo. La cosa più bella, in risposta alla domanda di Sophie Barrault su Lacan, gli dice semplicemente: e che altro? E Solers, di tanto in tanto, sento la sua voce, fare soprattutto dei sospiri.